Amanti dei viaggi di nozze, dei viaggi intercontinentali, oggi parliamo di una delle mete da sempre più ambite, è il Messico! No, in cui non ci vanno solo quelli che hanno paura di diventare padri appena scoprono che la ragazza è incinta, no? Dicono tutti vanno in Messico, invece il Messico è tanto altro. Il Messico è stupendo, ci sono stato già due volte e mi ha rapito il cuore. Tu di preciso dove sei stato? In quale zona del Messico? Sono stato nel Quintana Roo, che è dove c'è la famosissima Riviera Maya. Bellissima. E poi sono stato nello Yucatan. Pensa che lo Yucatan è ricco di siti archeologici Maya. Pensa che io invece conosco solo il Maya Najoya. Qual è la cosa che ti ha colpito di più di queste zone? Ah, il mare della Riviera Maya, che è pazzesco, secondo me è uno dei mari più belli al mondo, almeno tra quelli in cui sono stato. La cordialità delle persone, che sono veramente accoglienti, sorridenti, ti fanno sentire proprio a tuo agio. Senti, ma toglici una curiosità, ma è vero che le donne hanno i baffi, come diceva Tiziano Ferro? Non è assolutamente vero, anzi, ci sono delle ragazze bellissime in Messico. È arrivato il momento del domandone. Qual è la particolarità, la curiosità che ti ha lasciato a bocca aperta su queste zone? Io amo la cucina messicana. Beh, chi non la ama? E ho scoperto che fa parte dei patrimoni immateriali dell'UNESCO. Ah, questa è una bellissima notizia, l'avevo letta da qualche parte, forse sul tuo blog. Sicuramente. Tre motivi per invogliare i nostri spettatori ad andare a visitare il Messico. Ci sono delle splendide città coloniali, i siti archeologici Maya, che vanno assolutamente visti, e l'emozione di fare il bagno nei cenotes. Cosa sono i cenotes? Sono delle grotte di acqua dolce, belle, tutte collegate tra di loro, dove è possibile fare il bagno. Fantastico. Ma voglio andarmi a tuffare. Per i nostri amici amanti del cibo, beh, abbiamo detto che chiaramente il Messico ha una vastità di cibi immensa, ma qual è il piatto che forse ti ha colpito di più a mangiarlo lì sul posto? Allora, nello Yucatan ho mangiato un piatto delizioso che si chiama pok chuk. Toglici questa curiosità, ma che cos'è questo pok chuk? Il pok chuk è una carne di maiale marinata negli agrumi e cotta alla griglia. Ah, beh, ottima. Ottima. Invece in alternativa, per chi magari non mangia la carne, e anche i nostri amici vegetariani, vegani, che cosa potresti consigliare? Ci sono tanti piatti per i vegetariani. Ad esempio c'è la famosissima tazza guacamole. Beh, buonissima. Accompagnata magari da tortilla. È già un piatto che io adoro. Grazie ad Andrea e i suoi consigli per visitare il Messico.